Mezzanotte 35, edizione della notte che apriamo con una notizia arrivata pochi minuti fa. Dopo 9 ore di Camera di Consiglio, la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l'assoluzione di Silvio Berlusconi dall'accusa di concussione e prostituzione minorile. Nell'ambito del processo Ruby, lo ricordiamo, Silvio Berlusconi era stato condannato a 7 anni in primo grado e poi assolto in appello. Assoluzione confermata e processo finito. Dopo una camera di consiglio fiume durata quasi 10 ore, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione dell'appello che diventa definitiva di Silvio Berlusconi nel processo Ruby. Una decisione che mette la parola fine sul primo troncone del processo sul Bunga Bunga, cominciato dopo lo scandalo scoppiato 4 anni fa. Al centro della vicenda le feste di Arcole, spettacoli di burlesque li aveva definiti l'allora premier e la telefonata da Parigi il 27 maggio 2010 di Berlusconi al capo di gabinetto della questura di Milano Piero Ostuni per liberare Karima El Marug in arte Ruby, fermata per furto. In primo grado l'ex premier era stato condannato a 7 anni per concussione e prostituzione minorile, sentenza ribaltata in appello lo scorso luglio, quando la Corte di Milano aveva stabilito che l'ex presidente del Consiglio non aveva forzato con quella telefonata in questura l'affidamento di Ruby a Nicole Minetti e che non sapeva inoltre che la ragazza all'epoca delle feste di Arcore fosse minorenne. Solo questa mattina il procuratore generale della Cassazione aveva chiesto di riaprire il caso e rimandare gli atti a Milano, richiesta respinta dalla Suprema Corte, che chiude quindi il processo e pubblicherà ora entro 90 giorni le motivazioni. L'altra notizia della serata è quella che vede Tosi fuori dalla Lega. Sono fallite le mediazioni all'interno del Carroccio, pertanto Matteo Salvini, il segretario, prende atto della decadenza del sindaco di Verona, che adesso attacca. Salvini è il peggio della peggior politica, mente è un Caino che si traveste da Abele. Questa è la sua reazione. Si consuma rabbiosa la rottura tra la Lega e Flavio Tosi. In una dura nota diffusa 2 ore fa, il segretario Matteo Salvini la decreta così, senza possibilità di appello. Tosi è fuori dalla Lega. Ho provato a mediare in ogni modo, ma ho ricevuto solo dei no. E poi emette la sentenza. Sono costretto a prendere atto della decadenza di Tosi da militante e da segretario della Liga Veneta Lega Nord. La Liga da stasera è commissariata e sarà il commissario a fare le liste per le regionali, proprio quello che Tosi non intendeva accettare, invocando l'autonomia della Liga nella formazione delle liste, come prevede lo statuto del partito. L'intesa, invocata ieri da Bossi, non c'è stata e il caso Tosi si chiude nella rissa. Il sindaco di Verona aveva continuato a chiedere che il Consiglio federale della Lega ritirasse il commissariamento della Liga e ora replica con rabbia. Salvini mi voleva solo cacciare, lui mente. È Caino che si traveste da Abele, il peggio della peggior politica, dice l'ex leghista. E ora lo scontro ricomincia nelle piazze e nei comizi delle imminenti elezioni regionali. Il sindaco di Verona annuncia la sua candidatura in Veneto contro il governatore leghista uscente Zaia. In giornata sulla riforma del Senato è arrivato l'ok della Camera contro il disegno di legge Boschi. Forza Italia compatta ha votato per il no, così come Fratelli d'Italia, SEL. Come annunciato invece il Movimento 5 Stelle, al momento del voto ha abbandonato l'aula. Esulta il Premier Renzi, ma la minoranza interna attacca. Cambi l'Italicum oppure tutti liberi. Conclusa la prima lettura della riforma costituzionale, oggi infatti la Camera, dopo 7 mesi dal voto di Palazzo Madama, ha approvato il disegno di legge costituzionale con 357 sì e 125 no. Di sicuro la norma più importante del provvedimento è proprio quella che abolisce il Senato come Camera elettiva e decreta la fine del bicameralismo paritario tra le due assemblee che ha caratterizzato la storia repubblicana. Inoltre vengono cancellati anche il CNEL, le province, e ridimensionati i poteri delle regioni. A favore della riforma voluta fortemente da Renzi si sono espressi il Partito Democratico, seppur tra qualche distinguo della sinistra, i centristi di Area Popolare e Scelta Civica. Nelle fila della maggioranza mancano all'appello una 30ina di voti, tra cui molti assenti. Per il no invece Forza Italia, seppur con mezzo gruppo in sofferenza per la rottura del patto del Nazareno, Lega, Fratelli d'Italia, SEL. Conferma l'Aventino tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, che quindi non partecipa al voto.
In aula c'è mezzo governo, tutti chiamati a votare. Non c'è Renzi, che non è parlamentare, ma che da Palazzo Chigi si gode la vittoria e scrive la sua soddisfazione su Facebook. L'Italia diventerà un paese più semplice, più giusto e più veloce. Ma nonostante il voto compatto del gruppo alla Camera, solo in 11 non votano, nel PD la minoranza fa sentire di nuovo la sua voce. Quello di oggi, giurano gli oppositori interni di Fede Bersagnana, è stato il nostro ultimo sì espresso per disciplina di partito. E poi spiegano che sono pronti a dare battaglia al Senato sulla legge elettorale, che diventa così di fatto la sfida finale al Premier segretario. E dopo il voto Silvio Berlusconi si è compiaciuto per la compattezza e il senso di responsabilità dimostrato dai suoi. Ha detto: sono state smentite le Cassandre che parlavano di una Forza Italia divisa in mille fazioni. Ma i dissidenti denunciano un deficit di democrazia all'interno dei gruppi parlamentari e del partito. Il DDL riforme passerà anche al Senato, i numeri ci sono, ne è certa il ministro Maria Elena Boschi, convinta anche che parte di Forza Italia voterà le riforme al Senato perché, fino a che Berlusconi non ha cambiato idea, erano anche le loro riforme. Ma intanto, almeno alla Camera, Forza Italia ha tenuto il punto, seppure per un soffio, e votato no, come chiedeva Berlusconi, compreso il manipolo dei verdignani. E tuttavia, dopo il voto con il partito, in aula a Montecitorio il gruppo dei dissidenti ha diffuso una lettera a Berlusconi nella quale si critica il deficit di democrazia all'interno del gruppo parlamentare del partito e si chiede la testa del capogruppo Renato Brunetta, accusato di metodo poco democratico. Missiva respinta al mittente dall'ex cavaliere, che parla di distinguo strumentale e definisce oramai impercorribile la strada del Nazareno. Abbiamo obbedito e votato solo per affetto nei confronti di Berlusconi, affermano a loro volta i 18 verdignani. Berlusconi si dice per ora soddisfatto, siamo stati compatti, mi auguro che qualcuno rinunci a qualche protagonismo di troppo e a qualche distinguo dal sapore un po' strumentale, afferma, unica eccezione Gianfranco Rotondi, che ha votato sì, poiché, ha detto lui, resta convinto delle riforme. E del resto anche 18 esponenti verdignani hanno rimarcato per scritto il proprio dissenso per un percorso riformatore prima condiviso e poi interrotto. La novità è che una frangia dissenziente in Forza Italia per la prima volta esce allo scoperto e chiede di tornare al tavolo delle riforme. Un voto di fiducia a Berlusconi, lo definisce Daniela Santanchè, ma è perfino lei tra i 18 firmatari dopo essere stata a lungo tra i falchi berlusconiani. Il distinguo di oggi potrebbe mutare in Senato, e lì infatti i numeri sono diversi e, come si vede, la Boschi mette già sul soccorso del dissenso azzurro. Dopo una serie di dati positivi sul fronte della ripresa, è arrivato un dato Istat che ha gelato un po' gli entusiasmi. La produzione industriale a gennaio è tornata a calare, ha fatto registrare una contrazione dello 0,7% su dicembre e del 2,2% rispetto a dicembre dello scorso anno. Ancora non siamo fuori dalla crisi, ce lo ricorda l'Istat, per la quale la produzione industriale a gennaio ha fatto segnare un calo inatteso dopo alcuni mesi con il segno positivo. La caduta è dello 0,7% rispetto a dicembre, con un dato annuale, vale a dire rispetto allo stesso mese di gennaio del 2014, del meno 2,2%. Certo, l'Istat spiega che ci sono dei motivi contingenti, come il gioco dei ponti e delle ferie di gennaio, che hanno ridotto i giorni lavorativi, ma alle spalle di numeri simili si legge la persistente debolezza della domanda interna. A soffrire sono un po' tutti i comparti, in controtendenza quello automobilistico, in crescita tumultuosa addirittura più 36% su base annua. In mattinata è stato diffuso anche un secondo dato da valutare con attenzione, questa volta da Banca Italia. I nostri istituti di credito continuano a non sostenere l'economia reale. I finanziamenti verso i privati a gennaio sono calati di quasi 2 punti percentuali, in particolare quelli alle famiglie sono a meno 0,5%, mentre quelli nei confronti delle aziende hanno subito un tracollo di quasi 3 punti. Dunque il credit crunch, più volte lamentato dagli imprenditori, è tutt'altro che superato, in attesa della liquidità promessa dalla BCE con il quantitative easing appena varato. E per far ripartire l'economia dell'Unione, l'Italia ha annunciato che parteciperà al piano Juncker con 8 miliardi di euro attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Per la stessa cifra si sono impegnate anche Germania e Francia, mentre la Spagna investirà 1,5 miliardi. L'annuncio e la prima replica viaggiano su Twitter. Mentre era in pieno svolgimento la riunione dell'Ecofin, Matteo Renzi ha messo nero su bianco e online che l'Italia parteciperà al piano Juncker con 8 miliardi di euro.
Grande notizia, ha risposto Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione europea, che ha chiosato il messaggio con un italiano: grazie mille. Il giorno dopo l'avvio del quantitative easing della BCE e soprattutto dopo che la nostra legge di stabilità ha passato gli esami di Bruxelles, il premier Renzi mette dunque nel piatto di Juncker 8 miliardi per contribuire a far ripartire l'economia nell'Unione. Anche Germania e Francia parteciperanno con 8 miliardi a testa, mentre la Spagna si è fermata ad 1,5. Una scommessa da 315 miliardi in totale, una bella somma per attivare la partecipazione dei privati al programma, un piano che secondo Juncker dovrebbe creare almeno 1 milione di posti di lavoro. Se i soldi italiani li mette la Cassa Depositi e Prestiti per evitare di alterare equilibri tra deficit, PIL e debito pubblico, per quanto riguarda l'Europa sul tavolo ci sono 21 miliardi, 16 sono di garanzie e 5 messi a disposizione dalla Banca Europea di Investimenti. A Bruxelles sono arrivate centinaia di progetti, una lista che va ben oltre il tetto dei 315 miliardi. Ora si dovrà scremare. Per l'Italia si sa che gli investimenti dovrebbero riguardare l'edilizia scolastica. Da tutto ciò resta fuori la Grecia, impastoiata nelle trattative sul piano di riforme e nei tentativi di sollevare il paese dalla povertà in cui è precipitato. Domani ripartono i negoziati con l'Eurogruppo, in ballo ci sono gli aiuti che arriveranno ad Atene solo in cambio di riforme, ma nel frattempo il governo deve pagare stipendi e pensioni, oltre che far fronte ai creditori internazionali. Adesso andiamo a Mosca per parlare del giallo attorno all'omicidio di Boris Nemtsov, il leader dell'opposizione a Putin. Sono spuntate delle foto che farebbero cadere la pista della vendetta islamista. L'affare Nemtsov potrebbe non essere storia chiusa, nonostante la corte di Mosca, la polizia e i servizi di sicurezza russi sembrino voler lasciare intendere il contrario. Iniziamo dalla pista della vendetta islamica. Zaud Dadayev avrebbe ucciso Boris Nemtsov perché offeso dalle vignette blasfeme dei disegnatori di Charlie Hebdo, a cui dopo la strage di gennaio Nemtsov aveva espresso la sua solidarietà. Insomma, una vendetta successiva ai fatti di Parigi. Secondo il giornale russo Moskovsky Kosmomolets, la pista islamica legata a Hebdo non reggerebbe. Lo dimostrerebbero queste due foto pubblicate martedì sul sito del tabloid, che mostrano Dadayev, il reo confesso assassino, ed il suo complice autista Gubashev all'interno di una Zaz di colore chiaro vicini alla casa di Nemtsov. Fotografie scattate chissà da chi lo scorso autunno, ottobre, novembre forse. Queste immagini comunque indeboliscono almeno in parte la tesi della vendetta. La strage di Parigi, lo ripetiamo, è del 7 gennaio del 2015. Quindi Nemtsov da tempo nel mirino. Di chi e per conto di chi? Apparentemente controllato da Dadayev quando questi era ancora un militare del battaglione Sever in Cecenia, sui cui vertici si potrebbe spostare l'interesse nelle prossime ore. Dadayev è stato congedato dal battaglione inoltre solo lo scorso 1 marzo, 2 giorni dopo l'agguato di Mosca a Boris Nemtsov. In ultimo Ramzan Kadyrov, uomo di Mosca in Cecenia, capo delle forze militari di Grozny e quindi dello stesso Dadayev, oggi ha voluto far sapere al mondo che morirebbe per servire Vladimir Putin, dicendosi disposto ad obbedire a qualsiasi ordine del presidente, pronto per qualsiasi problema, per difficile che sia, costi quel che costi. Insomma, l'affare Nemtsov non è finito qui. E poi c'è la Francia che piange 3 grandi atleti. Ugo Francicanava. La pagina sportiva questa sera la dobbiamo aprire dando ulteriori ragguagli sulla tragedia aerea che è costata la vita a 3 grandi campioni francesi, la ex nuotatrice Camille Muffat, la velista Florence Artaud, il pugile Alexis Bastien. I 3 erano impegnati nelle riprese di un reality in Argentina, i 2 elicotteri su cui viaggiavano si sono urtati durante un volo per le riprese, insieme a loro sono morte altre 7 persone. Camille Muffat, 25 anni, campionessa di nuoto, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra. Florence Artaud, 55 anni, una delle più grandi veliste al mondo, vincitrice della mitica Route du Rhum. Per questo veniva chiamata la fidanzata dell'oceano. Alexis Bastien, 28 anni, il pugile che sognava una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio 2016. È l'ora del dolore per la Francia che piange i suoi campioni. È una tristezza immensa, ha commentato il presidente François Hollande. I 3 campioni erano stati scelti insieme ad altri sportivi francesi per partecipare a reality dal nome significativo Dropped, che letteralmente significa buttati giù, per dire di come i concorrenti avrebbero dovuto cavarsela in situazioni difficili, senza mappe né cibo per raggiungere la vittoria. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare un finale così crudele.
Sullo sfondo le montagne della precordigliera andina nella regione della Rioja, a più di 2000 km da Buenos Aires. In primo piano due elicotteri che virano nella stessa direzione con quello di sinistra che perde leggermente quota, quel tanto che basta per scontrarsi con l'altro. Un impatto inspiegabile almeno ora. La procura di Parigi indaga per omicidio colposo, una formalità per inviare gli inquirenti. Il bilancio finale è di 10 morti, due piloti, membri della troupe, una giornalista e loro appunto i campioni. A volte la vita sa essere ingiusta, ha detto Federica Pellegrini, rivale della Muffat, prima che Camilla abbandonasse il nuoto. Accadde 8 mesi fa. Non ne poteva più di quella vita fatta di allenamenti massacranti, sveglia all'alba e 3 ore al giorno di vasca. Il giorno dell'addio alle gare disse: «Penso di essere abbastanza curiosa per esplorare qualcos'altro. Il corpo avrebbe potuto resistere altri 10 anni, ma io voglio essere padrona della mia vita». Davvero, quando la realtà supera ogni tipo di fantasia. Ci occupiamo adesso di calcio, ci occupiamo di calcio, di grande calcio. Oggi erano in programma i primi incontri di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Rocambolesco passaggio ai quarti per il Real Madrid, pur essendo uscito sconfitto dalla Santiago Bernabeu. 4-3 vince lo Schalke, tuttavia il Real, che aveva vinto all'andata 2-0 in terra di Germania, riesce a strappare una qualificazione, ma esce dallo stadio di casa sommerso dai fischi. Molto più facile la qualificazione del Porto ai danni del Basilea, travolto 4-0. Domani altri due match, Bayern contro Shakhtar e il big match Chelsea contro Paris Saint-Germain. La Juventus sarà impegnata settimana prossima. Giovedì invece l'Europa League vede le 5 italiane pronte a scendere in campo. Il big match, l'incrocio tutto italico, è quello tra Fiorentina e Roma. Una partita che servirà alla Fiorentina per rialzarsi e alla Roma per cercare di ritrovare una compattezza e un'unità che al momento sembrano davvero smarrite. Alzare un trofeo diventa in questo periodo un appello più o meno inconscio che racchiude le esigenze di chi ha paura di restare a mani vuote. La Roma impersonifica la squadra che ha bisogno di salvare una stagione che sta andando a rotoli. Per questo l'Europa League riveste un'importanza vitale per gli uomini di Garcia. Ora il problema è come mettere in pratica un'opera di ricostruzione morale dopo lo scollamento che il tecnico ha creato con la squadra. Nel confessionale dello spogliatoio, Garcia ha chiesto ai suoi di credere in quello che si fa, ma l'esperienza insegna che non ci sono certezze nella terapia di gruppo. Senza i risultati dovuti, ma malumori si insinuano. Il tema della preparazione fisica, che già non convinceva certi calciatori, si fa pressante. Il nervosismo ha generato episodi tra alcuni compagni e ci sarebbero stati altri sfoghi più o meno sotto traccia. Il rischio è quello del tutti contro tutti, con Garcia che non ha più il carisma e l'immunità dello scorso anno. La reazione d'orgoglio potrebbe essere propellente per ripartire. L'ipotesi peggiore è l'implosione. A Firenze la Roma troverà un avversario arrabbiato per l'umiliazione subita dalla Lazio, ma che non si piange addosso. L'emergenza di Montella in attacco è da bollino rosso. Oltre ai tanti infortunati, Girardino e Diamanti non sono in lista UEFA. Un altro allenatore scontento è Rafa Benitez, che prepara l'assalto alla Dinamo Mosca. Sull'ipotesi di allenare il Paris Saint-Germain, lo spagnolo afferma che con un'offerta giusta potrebbe lasciare Napoli. Luca, è tutto. Bene, grazie, non ci sono aggiornamenti. A mezzanotte, 52 minuti, chiudiamo questa edizione. La prossima alle 7.30. Grazie per averci seguito e buonanotte.